Buongiorno, oggi iniziamo questo nuovo vlog e niente, praticamente sono già stata, se mi vedete appunto truccata, è perché sono già stata a lasciare l'asilo Chloe. La mattina è iniziata prestissimo, lei faceva i capricci che non voleva andare, ma non perché non voleva andare all'asilo, faceva i capricci perché aveva sonno, non voleva dormire. È stato un lasciami dormire, c'ho sonno, rimettimi il pigiama, insomma. Lasciamo perdere, quindi sono rientrata, ho messo una magliettina di mio marito e un pantaloncino nero al volo. Adesso il nano è ancora sveglio, ha già bevuto il latte alle 7:30, adesso sono le 8:30, le 9, e niente, adesso addormento lui e poi spero di far colazione perché c'ho tipo famissimo. Io la mattina presto, se non mangio, sto male. Solamente che appunto stamattina andavo un po' di fretta, però che non voleva dormire, lui che comunque si è svegliato proprio quando dovevo prepararmi per andare all'asilo, di solito si sveglia un pochettino prima, però stavolta si è svegliato proprio mentre dovevo preparare Chloe, quindi prepara una che fa i capricci, l'altra che deve bere latte e piante. Poi l'ho dovuto cambiare perché si è sporcato il pigiamino, gli ho messo questo completino che è un bodino in pantalone che ho comprato all'Idol. E niente, quindi per adesso sta giocando con le salvette, ma adesso fa Nina, sbavoso, adesso fa la Ninni, vero? Adesso fa il Ninni, ma adesso dormiamo. Sembra non abbia sonno, ma vi assicuro che appena lo metto nel letto e lo giro verso di me, lui si addormenta subito. Quindi per questo cosa fai? Per questo non posso lamentarmi. Quindi mi addormento io e vado a fare colazione. Sono stanchissima, tra l'altro. Casa sembra essere passato, non so, un uragano. Cioè, io ho mai visto una casa così. Ma ieri mia sorella ha fatto il compleanno. Gli ho fatto gli arancini, quindi la frittura. Veramente c'è un casino. Quindi colazione e devo pulire. Non posso neanche rimettermi a letto, anche se sto morendo di sonno. Tra l'altro oggi Chloe c'ha l'orario continuato fino alle 4:15, quindi niente, sono contenta che c'è un po' di tempo libero, più che altro, ma più che altro perché, cioè, ho bisogno anch'io di rilassarmi un attimo, non perché Chloe e Samuel siano cattive, attenzione, ma proprio perché, cioè, ragazzi, due bambini veramente difficile, ho bisogno anche di dormire. Quindi oggi pomeriggio mi sembra che Uomini e Donne facciano Il Trono dei Over, quindi non penso che lo guarderò perché non mi piace. Però se inizia Il Trono Under dovrò guardarmi Uomini e Donne, non posso mica perdermi una puntata. Tra l'altro non so se oggi inizia Temptation Island, vabbè, in ogni caso non so se dormirò il pomeriggio. Credo che pulirò, mi metterò un po' a letto, farò un pranzo velocissimo. Vabbè, dormire un po'. Anzi, addormento anche lui. Avevo detto, lui è crollato. E niente, io adesso vado a fare colazione, tra l'altro non so più come combattere contro questi, ma poi ce li ho tutti qua. Vabbè, adesso mi alzo, visto che lui si è addormentato, vado a fare colazione perché c'ho famissimo. Ricchi di fibre, sono fatti con grani antichi e 3 al giorno,
quindi ne berrò appunto la mia tazza di latte con 3 biscottini, pacchettini questo, sono 6 monoporzioni, quindi io ne mangerò 3 e altri 3 domani, poi vabbè 2 vediamo, magari ne mangerò 4, boh, vediamo, faccio colazione che ho famissimo. Pulendo e ho piazzato Samuel davanti alla TV perché ci sono Mette Bise e si parla del matrimonio della Ferragni e Fedez, quindi non potevo perdermelo. Solamente che a terra c'è uno schifo, ma veramente uno schifo, c'è tutta la torta a terra, io sto passando l'aspirapolvere e ovviamente non sento una cippa, quindi non so se passare l'aspirapolvere o fare un'altra cosa mentre guardo la TV e passare l'aspirapolvere dopo, quindi boh, vabbè. Comunque su Mattino 5 appunto stiamo guardando il matrimonio di Fedez, è bello Samu? No, dice io preferirei che mi prendessi la macchinina in realtà. Dov'è la tua macchinina? Dove l'hai buttata? Guarda, mamma te la prende. Ecco qua. Ecco qua. Wow! Cosa c'è? La macchinina? L'ho dovuto cambiare, a parte che c'è caldo, ma poi si è un po' vomitaticcio, cioè ho buttato un po' di latte, agro, Samu, di nuovo, ho buttato un po' di latte, quindi faceva un pochettino puzzina, l'ho lavato e l'ho cambiato. Vuoi la macchinina? Vuoi la macchinina? Ma te la butti sempre a terra, adesso gli do anche uno yogurtino, niente. La lavatrice ti dà lo yogurt, va bene? Samu, vuoi lo yogurt? Vuoi lo yogurt? Eh sì, amore, metto la lavatrice e te lo do. Vabbè, Samu, vuoi lo yogurt? Sì? Dai, faccio veloce e ti do lo yogurt. Arrivo, eh? Va bene, facciamo che ti do lo yogurt e dopo faccio la lavatrice. Adesso gli do questo yogurt alla banana della Granarolo. Lui, guardate come guarda. Oddio. Cioè, guardate, vuoi questo? Meglio che glielo do prima che si arrabbia di brutto. Quindi niente, adesso fa la merenda mattutina. Oddio, guardate. Fa la merenda della mattina con questo yogurt. Mangiamo? Mm? Mangiamo allora? E alla banana? Nei giocattoli di oggi certo. Aspetta, te lo dà mamma. Sì. Ho mangiato tutto lo yogurt, era buono. Sta bevendo un pochettino d'acqua. E adesso sicuramente gli verrà di nuovo sonno. Sicuramente. Adesso lo... Abbiamo fatto il bagnetto perché ha ributtato un po' di yogurt. Non so perché ogni volta che mangio, bevo un latticino, butta un po' di... Vabbè, latticino appunto. Adesso metterò questo completino qua. Perché non so bene come vestirlo. Cioè fa caldo, fa freddo, non ci sto capendo più niente. Quindi niente, metterò questo. Adesso sarà un'impresa vestirlo. Perché lui si deve mettere seduto. E niente, cioè, guardate un attimo i morsi. Adesso ho messo la pomatina per i morsi. Anche qua, guardate com'è irritato. Boh, guardate qua. Adesso mettiamo la pomatina per i morsi. Guarda quanta ciccia, quanta ciccia, quanta ciccia, quanta bella ciccia. Niente, dai, l'ho messo prima che mi fa pipì nel letto. Ho cambiato le lenzuola ieri. Ho messo questi qua troppo carine. Le ho comprate ad un centro commerciale, ne ho pagato tipo 2 paia, le ho pagate 25 euro, ma queste qua sono carine, queste qua sono sul grigio, invece le altre, quelle che ho messo a lavare, erano sul marroncino, sono quasi uguali, quasi simili, e niente, adesso vesto lui, questo chiappettone, vestiamolo. Come al solito questo chiappettone fa sempre capricci, e è un angelo solo quando vuole. È un ciccione ovviamente, adesso fa 8 mesi, il 25, cosa fai? Vabbè, si doveva girare. Cosa hai fatto? Hai buttato qualcosa, saliva.
E niente, io sono una stupida. Ho appena messo la lavatrice avanti, mettendo anche tutti i completini di Samuel. Ho detto, vabbè, adesso lo lavo, utilizzo di nuovo questo asciugamanino e poi lo metto in lavatrice perché appunto stavo facendo la roba bianca. Solamente che ho messo avanti la lavatrice e mi sono dimenticata di mettere questo. Ma vediamo, casomai lo lavo con le tovaglie bianche, non lo so. Ehi, cipollino, fai un altro po' di ninni. Sei cattivo, sei cattivo. Guardate che ciccione, guardate che ciccione. Si gira, si rigira, non sta un attimo fermo. Vabbè. Vediamo se dorme un altro po', che mi è rimasta la camera al bagno ancora, oddio. Stamattina sembra infinita, tra l'altro è quasi mezzogiorno. Cosa fai? Ok, l'ho messo nella culla con qualche pupazzino, così vediamo se mi fa pulire il bagno nel frattempo. Forse. Adesso ditemi se non sembra passata una ruspa. Quasi sono ancora così secchi perché mio marito deve ancora finire di pitturare, perché gli hanno dato dei turni tipo di sabato e domenica, no, di sabato, domenica poi non gliel'hanno più dato. Gli hanno dato dei turni di sabato, quindi poi la domenica voleva riposarsi e questi qua sono rimasti qua. Ancora c'è la cucina da pitturare. Qua, vabbè, qua ho lavato Samuel dentro il lavandino per fare veloce, quindi questo, tutte quelle cose là sopra, tutte quelle là sopra, cioè è l'inferno, l'inferno. Meglio che inizia a pulire. Ok, dai. Diciamo che almeno peggio sono riuscita a farlo. È l'unica cosa con le scarpe, ma devo trovare una soluzione. Devo comprare, mi sa, un... come si chiama? Porta scarpe. Vabbè, comunque almeno peggio. Abbiamo pulito qua. Ok. Adesso vado a fare quei vestiti. Sono stanchissima, ragazzi, aiuto. Guardalo, guarda dov'è. Ma quindi ti sei divertita? Ma sei stanca? Sei tutta rossa, ma hai giocato al parco? Va bene, dai, ti metti il pigiama e dormi. Eh sì. Hai fatto la brava? Eh? Lui è in fermentazione per la sorellina, vero? Ecco qua. Attenta. Scimmia? Ma sei stanca? Cosa ti mangi stasera? Pasta. Com'è la pasta? Brodo. Pasta in brodo, poi? Pesce. Pesce, poi? L'acqua. Poi? Pera. Poi? Ghiaie. Poi? Nanana. E mangi tutto?